Arriva il Previ che ha trovato una bella paginata su Repubblica che parla di cosa, Previ? Parla di farmaci. Farmaci. Ho detto una bella pagina, Beh, però è una classifica, tu parli di classifica. Parliamo di anzianità, parliamo anche di farmaci. Parliamo anche di anzianità, ma soprattutto dell'Italia divisa secondo i farmaci. Ora, sarò solo io, ma voi a letto, prima di andare a dormire, di che parlate? L'hai presa quella? Ti ricordi domani di riprendere quella? Io sono messo così, ragazzi. Oppure quei bambini. La mattina invece. Facciamo subito un pello 342 000 700. Farmacisti, intervenite uno per sentire la richiesta più bizzarra chiaramente che vi è capitata, ma anche perché mi sembra che la farmacia stia passando una fase transitoria un po' come le edicole. Cioè prima le edicole avevano i giornali, adesso le edicole hanno un po' di tutto, anche la farmacia adesso ha un po' di tutto. Oh sì, cioè, la parte espositiva è piena di cose che puoi comprare non in farmacia, ma per fondamentalmente. Dire, anche zainetti ho visto in farmacia, sì, magari che sono occhiali, certo. Io tutti scarpe, pantofole di make-up adesso li compro in farmacia e non in profumeria, per esempio. Candele, ho visto che la nostra farmacia ha anche delle candele. Salutiamo la nostra farmacia Previ, tanto siamo ospiti fissi. A me piace moltissimo quando tu entri in farmacia che ti fanno: come stai? Se sto qua. Diciamo che bene, di qualcosa ho bisogno. Poi vendono anche tanti palloncini. Esatto. C'è un dispositore appeso con tutte un dispenser. La vostra vi ascolta, perché la mia mi ascolta, è proprio fedelissimo. Lo saluto, Massimo, sicuro all'ascolto. Saluto allora il mio amico Luca, farmacista di Bologna, che il primo giorno di lavoro ebbe la fortuna di incontrare il mystery client. Sapete che anche le farmacie hanno il cliente misterioso. Arrivò questa signora molto elegante, gli domandò una cosa in maniera molto sussurrato e lui ovviamente rivolta agli altri, era il primo giorno di lavoro: secchezza vaginale, abbiamo qualcosa? Secchezza vaginale. E ottenne il minimo dei voti, diciamo che non è proprio il massimo, però è una recensione bassa. È complicato perché a Roma ogni cosa diventa un dibattito, quindi io posso andare lì con la ricetta, gliela posso mettere dentro una carta sigillata col timbro sotto, c'è quello dietro che in un modo o nell'altro, però quello dietro sta sempre troppo vicino, la cosa bella è che non interviene il farmacista, no, il cliente, ma che prendi questo? Posso dire una cosa, ma per emorroide devi ma te sappia sta cosa, per emorroide no, non sarebbero per me. Ieri quella là che mi hai dato a me l'altra volta, fida di questo qua, non per me. No, non è per me. Giorgio del Tiro Maduro, c'è emorroidi. No, è per mia figlia. Dai quella che c'ha Patrizio, che tanto pure lui ci soffre. Sì, la sapete anche voi. Comunque io lo faccio, che faccio finta che è per un mio amico. Mi hanno detto di Iannacci si divertiva ad andare in fila in farmacia per dare consigli. Lui era medico. Cosa sta prendendo? Andava alle ricette, dice no, non deve. Un altro che potrebbe farlo è Carlo Verdi. Allora, classifica, torniamo alla classifica. Regione per regione. Allora, regione per regione. Più divertente. Okay. Allora, tu parti da una regione e noi facciamo delle supposizioni. Vai. Allora Toscana. Toscana. I toscani sono simpatici. Però mangia reflusso. Niente, antidepressivi, ragazzi. Ma come? Sono simpatici. Ma sono simpatici, dai. No. A Michela. Ma forse per quello sono simpatici. Si imbottiscono e quindi poi. Allora, Campania, che sta in ben tre categorie. Andiamo di loro. I comuni? Allora, reflusso e ulcere. Poi, allora ti dico, già Liguria, solo principi attivi. No, secondo me Campania, ma Liguria antidepressivi anche loro. Sono un po' malmostosi. Campania, secondo me, anche mal di testa, no? Rumore, Campania, Campania ha disfunzione erettile. Non ci credo. No. Vabbè, ma non per la disfunzione erettile. Secondo me, per altro motivo. Sì, aspetta che bussano. Posso avere qualche cosa po' pupparuolo? Secondo me da quelle parti la discussione è anche: ma tu villola po' pupparuolo? L'hai preso. A chi lo do stasera? La contraccezione mi va forte in Sardegna. In Sardegna? Bravi. Che è la regione che ci sta, perché tra le varie classifiche è il luogo in Italia dove si fanno meno figli. Ah, è vero. Era uscito adesso recentemente. Ci sono le persone più anziane. Anche. Veri? Anche. È vero. Ergo, io crepo tra poco. Esatto. Il contraccettivo mi va forte anche in Valle d'Aosta, in Liguria. Bravi. Dove prendere l'antidepressivo. La deve appena poi... esatto. 342 000 700. Dicevamo, dopo consulto, abbiamo detto, mettiamo Iannacci, è un dottore. E poi ci è venuto in mente: ma tu lo sai che la tachipirina 500, se ne prendi due, diventa 1000.
500 se ne prendi